La biopedometria è un esame che prendiamo in prestito dalla neonatologia e dalla nefrologia. L'applichiamo sui nostri atleti per fare una valutazione a grandi linee su quello che è lo stato idrico del paziente stesso, cioè valutare quello che è lo stato di idratazione generale tra l'interno e l'esterno delle cellule. Avremo tramite un software la capacità di valutare quelle che sono lo stato di idratazione prima di tutto, ma soprattutto poi la percentuale di grasso corporeo e la percentuale di massa magra. Il tutto questo rapportato poi in un contesto sportivo ci darà indicazioni su quello che possono essere per esempio le predisposizioni del soggetto ad eseguire per esempio degli sport più aerobici che di potenza, piuttosto che semplicemente un'attività come potrebbe essere quella del golf, valutare se la persona stessa è in uno stato di idratazione ottimale o meno. Abbiamo anche delle opportunità di poter applicare 4 elettrodi, quindi sia 2 nei piedi sia 2 nelle mani, per ottenere quella che viene definita una bioimpedenziometria quadripolare, per valutare quelli che possono essere degli stati infiammatori localizzati, per esempio a livello delle gambe o degli arti superiori. Questo logicamente la bioimpedenza è un esame ripetibile e deve essere tale, in quanto ci permetterà di valutare in un secondo luogo o in secondo battuto, terza battuta eventuale, di capire se lo stato infiammatorio è diminuito o piuttosto che aumentato. La macchina legge quelle che sono appunto il rapporto tra l'acqua interna ed esterna delle nostre cellule. Ce la rapporta in quello che viene definito l'angolo di fase, che ci dà già una situazione di equilibrio idrico. Questi dati che decide la macchina ci servono per fare una valutazione importante, sia dal punto di vista sportivo, cioè della predisposizione che avrà il nostro atleta per uno sport di potenza piuttosto che di resistenza, ma anche da un punto di vista alimentare, per capire se il nostro atleta in questo momento ha una sufficiente idratazione, se sta bevendo poco o se sta bevendo tanto, o comunque se sta mangiando in una maniera scorretta, perché l'acqua che viene letta da questo macchinario è sempre legata a qualcosa, a proteine e a carboidrati. Conseguentemente ci darà indicazioni su quello che è il suo stato anche alimentare, non solo di equilibrio generale dal punto di vista sportivo-atletico. Gli ultimi dati che andiamo a vedere e valutare sono quelli proprio sulla valutazione dell'idratazione generale. Andiamo a scendere sulla body composition e vediamo che i dati che compaiono sono l'indice di massa cellulare e soprattutto l'acqua extracellulare. 41,9, mentre dovremmo essere più o meno sui 44-45. Scendiamo ancora e valutiamo quello che è il nostro metabolismo basale, cioè quelle che sono le calorie necessarie al nostro corpo per stare semplicemente vivo e fermo nell'arco delle 24 ore. Quindi un metabolismo di 1720 calorie è un buon metabolismo basale, direi, per Matteo. L'unica cosa che gli dico è che forse è il caso di bere un po' di acqua in più.